Tieni, $50, prendo quest'album. Oh, cacchissimo! Chris, abbiamo i soldi per pagare la tassa di iscrizione. Ora, per i prossimi 5 giorni, dovremo concentrarci solo sulla preparazione. Da domani sveglia all'alba. Papone! Papone, è ora di alzarsi! No, c'è rompicacchio, Chris. È l'alba, non vedi? Sì, ma mi avevi detto di svegliarti. Sì, sì, ma adesso però vieni qui a letto un attimo. Vieni qui, vieni col papà e la mamma. Ok, ma per la preparazione? Che odorino di formaggio fuso. Gnam, 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 gnam. Signore e signori, benvenuti alla gara che incoronerà il campione assoluto di Mangia Hot Dog. Diamo il benvenuto al nostro imbattuto campione mangiatore, Charles Yamamoto. Oh, porca zozza, quel tipo è enorme. Ai vostri posti, in posizione, mangiate. Andiamo, Chris, stai andando bene. Continua così, ci sei quasi. Sarà meglio che mi dia da fare. Dai, sei indietro di 4 hot dog. Andiamo, veloce. Oh, non me ne entra più neanche uno. Ricorda quello che ti ho detto. Ho tutte quelle strane piccole cisti intorno alle palline. Ha ragione, sì, posso farcela. Vincitore! Signore e signori, incredibile! Charles Yamamoto alla fine è stato battuto! Chris, ce l'hai fatta! Sei un campione! Ora puoi scegliere la tua groupie per il tour! Ehi là, campione! Guardalo, si rilassa dopo la grande vittoria! Peter non si sta affatto rilassando, ha un gran mal di pancia. Chris è già sovrappeso, dobbiamo cominciare a pensare seriamente alla sua salute. Ho deciso di iscriverlo a un campo dimagrante. Si prenderanno tutti gioco di me! Oh, andiamo, chi vuoi che si prenda gioco di te? Ehi, ciccione, so che vai al campo dei lardosi, quello è il tuo posto! Peter, la vuoi smettere? È meglio se non ti fai vedere al ballo di fine anno, e tu, muoviti! Scusa, Chris, io devo andare con lui. Avete davvero intenzione di lasciarmi qui? Sì, tesoro, sarà come in campeggio. Ma io non ci voglio stare! Per favore, riportatemi a casa, non lo voglio fare il campo dimagrante! Andiamo, Chris, tua madre ha ragione, ti farà solo bene. E come mai allora tu non lo devi fare? Sei molto più grasso di me! Ah, bella domanda, Peter. Perché non resti anche tu con lui? Di che stai parlando? In fondo sei tu che l'hai iscritto a quella gara di Mangia Hot Dog. Chris ha ragione, potresti approfittare per buttare giù qualche chilo. Forza, giù dalle brande, gente! Che cos'è qui? Barretta di cioccolata, eh? Altre cose di contrabbando? No! Non dire bugie, ricorda che il padre ti guarda. Quando non è girato dall'altra parte, Peter Griffin, clown del gruppo. Dov'è il tuo bagaglio, ciccione? Oh, controlla pure la mia borsa di manzo, ma all'interno è foderata di abbacchio. Peter Griffin, clown del gruppo. Stai andando in cerca di guai, mister? Ah, te non c'è proprio verso di farla in barba, eh? Mi sa che ho trovato lana per i miei denti. Peter Griffin, clown del gruppo. Credo che mi troverò bene qui al campo dimagrante. Ti piace quando sto così a pecorina? Silenzio, sono io il clown del gruppo. Dopodiché entrò nella cucina, aprì lentissimamente il frigorifero ed era vuoto. E allora l'uomo, indebolito dalla fame, cercò il telefono di un ristorante che facesse consegne a domicilio. Ma riuscì a trovare solo un posto per vegetariani! Quei posti così non esistono, vero? No, non esistono. O forse esistono? Ah, insalatona! Qualcun altro ha una storia che vorrebbe condividere? Peter? Sì, certo. C'è stata quella volta che ero lì su un autobus e il tipo seduto vicino a me aveva un vassoio di pollo fritto. Miam! Ed ero letteralmente avvolto da quell'odorino e, anche se non conoscevo quel tipo, ho cominciato a riempirmi la bocca di pezzi di pollo. Oh! Imbarazzante! L'ho fatto anch'io! Era una cosa deliziosa, ma non si trattava di pollo fritto. Si trattava di un bambino! Di un bambino!